stato il Marta di Rovereto a chiudere le celebrazioni, solo l'ultimo a rendere omaggio in ordine cronologico ad Umberto Boccioni a 100 anni dalla scomparsa. Ne aveva appena 34 alla morte, ma aveva influenzato in modo profondo e cambiato per sempre il panorama dell'arte contemporanea. Nella pittura come nella scultura è innegabile la potenza del suo tratto, in cui la scomposizione della luce e del colore si unisce a quella dei volumi e dello spazio. Dopo 8 anni di lavoro, Maurizio Calvesi e Alberto D'Ambroso presentano un esaustivo catalogo generale che amplia di gran lunga l'edizione del 1983. Boccioni fu uno dei più grandi geni artistici non solo della sua epoca, aveva appunto precorso i tempi, inventato il futurismo in pittura e se vogliamo ancora oggi tantissime delle sue teorizzazioni sono ancora valide, quindi diciamo che è un artista tuttora contemporaneo, no? Sono passati oltre 100 anni, quindi la forza di Boccioni, la sua potenza sta appunto in qualcosa che effettivamente solamente un genio come lui poteva poi elaborare nel corso di pochissimi anni, tra l'altro, di attività. Ecco. Oltre 1150 opere conosciute, alcune scoperte di recente proprio da Alberto D'Ambroso, si ritrovano nel catalogo generale. Realizzate in poco più di 15 anni di attività, portano il futurismo ad esiti molto vicini al cubismo, opere che evidenziano alla luce anche di documenti inediti riportati nel catalogo, il percorso artistico e la levatura internazionale di uno dei grandi del secolo scorso. Nel 1911 Boccioni è il principale ispiratore del manifesto tecnico della pittura futurista, in cui si definisce più chiaramente la sensazione dinamica, parametro fondamentale del movimento in pittura. Li chiamavano i nuovi barbari, hanno cambiato la storia dell'arte.